il vocale probabilmente punta ad altro e di conseguenza anche con le assenze di oggi si vedeva che non sarebbe stata sicuramente la squadra di sabato. Come si prepara Carella sabato, che vede un Asilano ormai con dente avvelenato, ci pare che sia? Sì, dopo le ultime notizie che dicono che gli hanno probabilmente tolto i punti in classifica maturati in un campo difficile come quello di Isola Capolizio, probabilmente ci aspetta sicuramente una partita dai contenuti agonistici importanti, ma questa è la caratteristica un po' di tutte le partite dell'eccellenza. Non ci sono risultati certi, l'avete visto anche domenica, e ce ne saranno altri, quindi sicuramente non c'è niente di scontato, bisogna lottare su ogni pallone e bisogna entrare determinati in campo, perché questo campionato ha insegnato che in effetti nonostante ci siano squadre che sulla carta siano attrezzate, poi ci sono altre componenti che comunque hanno la loro importanza, come l'agonismo, il temperamento, lo spirito di sacrificio, che è un po' la caratteristica di questo vocale. Oggi, per tornare al discorso della partita, non sono per niente contento, perché obiettivamente abbiamo sottovalutato in maniera decisa questo incontro e rischiavamo anche di fare cattive figure, al cospetto di una squadra che quantomeno, indipendentemente dalle deficienze che aveva di alcuni giocatori che ha ritenuto opportuno lasciare a riposo, comunque ci ha messo impegno, ci ha messo determinazione. I miei ragazzi devono capire che se non giocano con questo spirito, con questa determinazione, abbiamo la possibilità di perdere con chiunque, indipendentemente dal Brancaleone, dalla partita di Coppa o che campionato che sia. Quindi sicuramente c'è da darsi una svegliata, perché la prestazione obiettivamente oggi è lasciata a desiderare.